Domenica, grande vittoria, gioia per 3-2, un tie break importante dopo essere stati sotto di due set. Mister, qual è stata la chiave della partita? La chiave della partita è il problema principale era quello di entrare in partita. Molto probabilmente i primi due set la squadra si è adeguata al palazzetto che era immenso. All'inizio del terzo set la squadra ha preso 3-4 punti di vantaggio, infatti abbiamo girato il primo time out tecnico, è finito sull'8-3 e probabilmente in quel parziale si sono resi conto di potersi giocare la partita alla pari. Quindi hanno trovato forza durante il corso del match? In tutta onestà, i primi due set la squadra avversaria ha dominato in tutti i sensi. Però la squadra è stata sempre aggrappata alla partita, onestamente. Dico la verità, ero, pure se stavo sotto di 2-7-0, ero convinto che qualcosa potevamo fare. E infatti sono stati molto bravi nel vincere poi la partita. Sabato, cosa si aspetta con la sfida col Torricella? Questa è una domanda da 100 milioni, per dire la verità. Spero che nella squadra non ci sia appagamento. Siccome abbiamo l'obiettivo principale che è quello della salvezza, voglio sperare che come gruppo non ci accontentiamo. Spero che ci giochiamo una partita alla volta alla morte. Quindi lei non crede ai playoff, eppure la Lirsa è a un passo dai playoff. Da quello che si dice in giro, qua tutte le squadre sono attrezzate per i playoff. Noi personalmente abbiamo attrezzato una squadra per la salvezza. Poi è normale, ci troviamo da quelle parti, ragionando una partita alla volta, molto probabilmente i conti li faremo alla fine. Ringraziamo Coach Russo dal Palagisti Ottaviano e appuntamento sabato ore 18, Lirsa Ottaviano Torricella.